Duro attacco da parte del gruppo consiliare provinciale La Casa dei Comuni nei confronti del presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, per la condizione di stallo, a loro dire, che sta vivendo la costruzione del nuovo ponte di Castelnuovo sul Vomano. In particolare, secondo i consiglieri, mancano i collegamenti viari e le bretelle essenziali per la fruizione della nuova struttura, che collegherà la rete stradale nelle zone produttive di Cellino Attanasio e Castelnuovo Vomano. Una storia infinita di un ponte a pezzi e bocconi. Questo è che lo diciamo, un'opera pensata come collegamento unitario tra SP23 e S50. Oggi troviamo, in base al carteggio che leggiamo sulla pretoria, ci troviamo soltanto il ponte come progetto è affidato all'impresa che ha vinto i lavori e ci troviamo due rotonde. Manca tutto il resto, manca il collegamento, manca le bretelle. E non possiamo pensare che un'opera strategica voluta dai territori, avuto l'azienda, il nucleo industriale, che possa rimanere in questo stato, che diventa un'opera incompiuta oppure un'opera non funzionale così come è stata pensata. L'atto di coraggio lo diremo in questa conferenza stampa, lo diremo in Consiglio provinciale. La provincia prende atto che mancano i fondi, bisogna recuperarli subito dal bilancio di previsione, manca 1,5 milioni, metterli sul ponte e non preoccuparsi di un'opinione pubblica che potrebbe dire come mai l'opera è partita da un importo di 6 milioni e sta arrivando a circa 8,5. Però oggi questa risposta non la possiamo non dare in consiglio provinciale. Mancano i soldi, bisogna trovarli e subito, perché dobbiamo chiudere il ponte di Castelnuovo anche con le bretelle. I tempi si stanno allungando sempre di più. Le persone quando potranno, secondo lei, utilizzare il nuovo ponte, visto che il vecchio ha problemi seri? Beh, noi ponti in realtà i tempi si rallungano perché mancano proprio i progetti sui collegamenti. Quindi immaginate che la provincia avrebbe finito il lavoro del ponte e non ci sarebbero le strade di accesso allo stesso ponte, oppure strade non funzionali a come è stata pensata l'opera strategica. Il rallentamento della provincia è dovuto proprio a questo, perché è consapevole, sa che manca somme importanti su quel progetto e bisogna prima trovarli per chiudere tutto il collegamento. Quindi quel famoso quadro di unione che la provincia ha emesso sul proprio sito, sul suo sito, sul ponte di Castelnuovo.